Buongiorno, sono il dottor Eugenio Sclautro, mi occupo di ginecologia, di psicosomatica e di psicoterapia. Nell'attività quotidiana dove valutiamo gli aspetti metabolici della persona e come sta funzionando il sistema psiconeuroendocrino immunometabolico, utilizziamo anche lo SDRIVE, che è uno degli strumenti che ci permettono di capire eventuali carenze, eventuali bisogni, eventuali necessità che la persona ha sia di sottrarsi a sostanze che possono essere inquinanti o comunque deterrenti del suo sistema di benessere psiconeuroendocrino, sia di acquisire sostanze magari di cui è carente che gli permetterebbero di sviluppare meglio tutte le sue attività metaboliche. Questo lo facciamo col test del bulbo del capello, con lo SDRIVE, che ci dà un'informazione quantistica immediata di com'è la situazione, perché il report viene portato in risoluzione nell'arco di 12-15 minuti e quindi la persona in un tempo estremamente breve può vedere quali sono le situazioni di disequilibrio presenti nel suo organismo. In funzione di come sono le sue disfunzioni si va a integrare con la nutraceutica, con integratori o con consigli dal punto di vista alimentare che già vengono riportati nel report dello SDRIVE stesso e che permettono alla persona in tempi abbastanza brevi, 3 mesi in genere così, di ritrovare un benessere, diciamo, ottimale che gli permette poi di vivere assolutamente meglio.